Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Stefano, buongiorno. Baldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Buongiorno, Mimmo. Buongiorno. Mimmo, ma bene bene l'Italia o male male il Belgio? Bene bene Antonio Conte, direi. Il vero fuoriclasse di questa nazionale, insomma. Ha dimostrato di essere veramente uno dei top manager, top coach, chiamatelo come vi pare, insomma. Uno che ti fa la differenza, perché quando uno è bravo poi la differenza la fa, quando uno, anche quando uno è un po' somaro fa la differenza, però in maniera negativa. Io credo che, insomma, ma che ne avrete già parlato questa mattina, si è discusso tanto, paginate sul sciolismo, sul guardiolismo. Ma credo anche che il conteismo in qualche modo debba cominciare ad essere analizzato in maniera seria e concreta, perché riuscire a cavare veramente tanta roba dal nulla o quasi è una specie di capolavoro. Io adesso magari so che sto esagerando, perché comunque si è trattato solo di una partita, comunque hai giocato contro la squadra numero 2 nel ranking FIFA, hai giocato contro una squadra che veniva descritta come non la favorita, ma tra le sicure favorite dell'europeo, e di fatto hai fatto una grande prestazione da un punto di vista tattico. Si è visto, Ubaldo, che la partita era stata preparata proprio fin nei minimi dettagli, che era quella la mossa giusta, era l'atteggiamento giusto per avere ragione dell'avversario. Quindi complimenti ad un allenatore che è stato ostaggiato da tutti i club, dalla Lega. È stato ostaggiato dallo stesso presidente della squadra alla quale aveva regalato 3 scudetti, che non ha potuto lavorare come avrebbe voluto, e nonostante tutto ha creato una squadra e non più una nazionale. E credo che questo sia il merito maggiore di questo allenatore, che ha dimostrato di essere per l'ennesima volta veramente un grande allenatore. Poi si può discutere l'atteggiamento, la persona, la simpatia, quello che volete voi, però è fuori discussione che sia un grande allenatore. Però piace tanto ai giocatori. Piace, eh? No? La miseria. Davvero? Veramente? Piace per un po', Mimmo, no? Io piace, ricordo, per un po', poi stanca, perché è un martello, dai. Io ricordo quando lui se ne andò a stagione cominciata 2 anni fa, mi ricordo i commenti anche di alcuni che ieri l'abbracciavano, lo stesso Buffon, che un po' lo fece per orgoglio, no? Dicendo c'è una Juventus, ci sarà una Juventus super senza Conte, lo faremo sto campionato, poi l'hanno pure vinto addirittura. Però insomma mi ricordo anche qualche commento sollevato, perché lui insomma dopo 3 anni, ma lui è uno pesante, diciamo, no? Rompe un bel martello, uno che sì, ti sfonda durante la partita, ma soprattutto ti sfonda durante la preparazione della partita. Però se poi i risultati sono questi, io credo che l'aver vinto anche quegli scudetti con la Juventus non abbia dato fastidio ai giocatori, appunto, che magari si sono sentiti un pochino sollevati, no? Perché non avevano più il martello sulla testa a piombare le loro serate con dei martellamenti continui. Però poi quando vinci va tutto bene, insomma. E questa è una nazionale che ha dei valori molto poveri, che è riuscita a fare la cena con due avanzi che gli erano rimasti nel frigorifero, però sono stati gli avanzi proprio messi bene l'uno accanto all'altro, e di conseguenza mi è venuta fuori una prestazione vecchia maniera, diciamo, Stefano, nel senso, quando l'Italia dava la sensazione di essere una squadra che ci metteva tutto dentro il campo, e ieri si è avuta questa sensazione. Io non sono un tifoso della nazionale, devo dire la verità, lo sapete, insomma, no. Però quando vedi giocare una squadra che dà tutto quello che può dare sul piano della presenza in campo, della prestazione, del saper stare in campo in un certo modo, ed è una squadra che ha una nazionale, scusami, che ha dimostrato di essere una squadra, e questa forse è la novità più clamorosa che emerge da queste ultime ore, no? Analizzando la partita, che è difficile fare di una nazionale una squadra, e invece Conte credo che ci sia riuscito. Ma questo porta anche alla capacità di valorizzare il giocatore, no? Scusami? Di valorizzare il giocatore, perché certo, se pensiamo a Giaccherini era uno dimenticato, dice, ma che ma Giaccherini invece... è uno che se uno vuole lo prende con pochi soldi ancora, volendo. Non so chi abbia intenzione di prenderlo, però si prende con pochi soldi, è uno che se inserito in un contesto poi fa la sua figura, ma come la fanno tutti. Se tu vedi i giocatori che ieri hanno composto l'undici iniziale, no? E dici, ma chi ti prenderesti per la Roma, no? Facendo dei ragionamenti anche un po' sboroni, diciamo così, tolti magari quelli lì di dietro, che sono 3 difensori che insomma dimostrano
non in circostanza di sapere far bene il proprio mestiere. Poi Eder, te lo prendi? Ti prendi Giaccherin, ti prendi Parolo, ti prendi questa gente qui, non lo so, fai Darmian è stato forse il peggiore in campo, no? Te ne prendi tanti altri, poi magari sono giocatori che presi uno per uno non ti danno la sensazione di essere grandi calciatori, però poi ci pensa lo chef, no? Lo chef Antonio Conte a amalgamare tutte le materie prime e a fare di un insieme di persone un piatto veramente da stella, no? E ieri mi sembra che sia stato veramente un però questo, chef stellato. Questo Mimmo ci porta anche a riflettere, no? Nel senso che nel calcio sì, non bastano. Lo so dove voglio arrivare. Infatti, ritornando un pochino a casa nostra, esattamente il discorso che facevamo ieri, che forse tu ti ricorderai, no? Cioè abbiamo sempre detto sì, la partenza di Pjanic, una partenza dolorosa, dispiace tantissimo vederlo con un'altra maglia. Dispiace tantissimo per un tifoso che comunque ha legato al nome di Pjanic c'è anche delle grandi sensazioni, delle grandi emozioni, però poi tu fai un po' i conti e vedi che con Pjanic c'è 5 anni non hai vinto niente, allora magari devi andare a cercare qualcuno che sia un pochino più propedeutico poi per una vittoria, e se non si chiamerà Pjanic si chiamerà in un altro modo, l'importante è che dia sostanza reale alla squadra. Ma sapete qual è, e lo ripeto ogni giorno anche a costo di sembrare abbastanza rompiscatole, la mia garanzia si chiama Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti è un allenatore, come un allenatore Conte, cioè ricordatevi, forse Ubaldo se lo ricorda meglio di tutti, no? Carlo Mazzoni diceva che esistono gli allenatori e gli accompagnatori, quelli che vanno in campo, si mettono lì in panchina, vedono la partita, ogni tanto sarsano, dicono due cose, oppure ci sono quelli che fanno allenatori perché danno le magliette prima della partita negli spogliatoi, poi ci sono gli insegnanti di calcio. E Luciano Spalletti è un insegnante di calcio, uno al quale devi spiegare poco o niente sul piano tattico, e la mia garanzia è quella, e l'abbiamo visto nella seconda parte dello scorso campionato, quando di fatto con gli stessi uomini che aveva a disposizione l'allenatore precedente le cose sono andate in maniera completamente diversa, certo, hai potuto mettere dentro due giocatori come Perotti e Sciarabia, non è stata poca cosa, però non credo, Ubaldo, chiedo conferma a te, non è un calciatore che ti poi sposta da solo il rendimento di tutta una squadra, a meno che non si chiama Leo Messi, a meno che non si chiama Diego Armando Maradona, quindi vuol dire che l'allenatore ha messo di suo, e la prova che un allenatore se è bravo incede, lo ripeto, l'abbiamo visto ieri sera, ma l'abbiamo vista anche nella seconda parte del campionato passato con la Roma attraverso l'operato di Luciano Spalletti. Mimmo, un'ultima ora, Euro 2016, la Russia esclusa in caso di ulteriori disordini dei suoi tifosi per la federazione, multa da 150.000 euro. Beh, l'UEFA era stata molto severa anche un paio di giorni fa quando aveva di fatto avvisato sia la Russia che l'Inghilterra che correvano questo rischio, mi sembra che sia un out proprio, o fate così oppure ve ne andate a casa, doveroso. E di questa notizia fa soprattutto abbastanza sensazione il fatto che si stia parlando della Russia, mentre invece si è parlato molto nei giorni scorsi, Stefano, degli hooligans inglesi, no? Sì. Sembrava che avessero fatto tutto loro, in realtà anche attraverso le testimonianze di coloro che erano a Marsiglia soprattutto, si possono raccontare che erano i russi quelli che hanno fatto veramente, diciamo, la parte dei leoni, diciamo così, dai, tanto per provare ad ammorbidire un po' la faccenda in tutti gli scontri che ci sono stati, però è corretto così, deve essere così, assolutamente. Mimmo, ottimo l'impatto anche di alcuni giocatori entrati dalla panchina, Ciro Immobile su tutti, anche Thiago Motta non ha giocato una brutta partita. Mentre... Beh, diciamo che anche lì bisogna fare un applauso all'allenatore, perché quando tutti noi pensavamo che potesse essere giunto il momento di Zaza, che avevamo visto come probabilmente migliore, no? L'amichevole finale, quella che aveva preceduto l'esordio contro il Belgio, sì. Poi invece ha tirato fuori dal cilindro Ciro Immobile, che avendo delle qualità, Ubaldo, soprattutto da contropiedista, no? Sì, uno bravo, non c'era più la ricerca della profondità lì, che Zaza è bravissimo, no? Ma c'erano gli spazi, quindi... Esatto, serviva un altro tipo di calciatore, sì, sì. E Antonio Conte ha indovinato la scelta, Immobile gli ha dato quello che esattamente Conte voleva, e Courtois è stato assolutamente fantastico in due parate, una su Pellè e l'altra proprio su Immobile, e quindi a testimonianza che probabilmente l'allenatore riesce a cavare il meglio anche da coloro che non giocano, e questo vuol dire che ha saputo creare un gruppo. Voi, lo stiamo dicendo da prima,
i calciatori non amano Antonio Conte, però poi in campo danno tutto quello che possono dare, se entrano a gara iniziata, se cominciano la partita, insomma. Mi sembra che, al di là di tutti gli elogi che noi stiamo facendo, mi piace sottolineare il fatto che se tu hai un allenatore bravo, poi i vantaggi si vedono sempre e comunque. E tornando, per dirla alla Righetti, un pochettino alle cose nostre, lo ripeto, il fatto che ci sia Luciano Spalletti sulla panchina della Roma, che è un bravo allenatore, questo mi fa stare un pochino tranquillo. Ti è piaciuta la prestazione di Daniele? Beh, una prestazione mi è sembrata non da elogi a scena aperta, mi è sembrata molto tattica, forse un pochino troppo bassa, per capirci. Sì. Secondo me si è abbassato troppo fra i centrali, vicino ai centrali, doveva stare un pochino più in alto, ma insomma credo che poi il fatto che lui parlo di Antonio Conte, l'abbia sostituito sia stato legato soprattutto a un fatto di nervi, insomma, perché probabilmente aveva visto che era un po' nervoso e magari ha messo dentro Diego Motta per fare un altro tipo di partita, forse per evitare che la partita potesse finire con un uomo in meno. Però l'ho trovato innanzitutto vistosamente trasformato sotto il profilo atletico, non so se avete avuto questa impressione. Sì. L'ho trovato molto più magro, non lo so, insomma, lì Stefano, lo sai chi c'è lì? Paolino Bertelli. Bravo, sì. Molto bravo. Paolino Bertelli mi sembra che sia abbastanza bravo, non a caso ha vinto per 2 o 3 anni di seguito, adesso non ricordo il premio come miglior preparatore del campionato. Cronometro d'oro, chiamalo come te pare, insomma si chiama così. E il fatto che Conte se lo porti a Londra al Chelsea la dice lunga sul fatto di come poi Conte voglia portare con sé tutti gli uomini migliori, e sicuramente Paolo Bertelli è un'eccellenza nel suo ruolo, nella sua professione, e lo si vede anche attraverso, appunto, non so, noi abbiamo negli occhi il De Rossi, che non si è potuto allenare bene anche per tutta una serie di guai fisici che gli hanno dato problemi negli ultimi mesi, poi come ha avuto la possibilità di allenarsi, avrete sicuramente seguito anche le cronache da Coverciano quando lo descrivevano come uno dei migliori proprio sotto il profilo atletico. Sì. Ma evidentemente io voglio aggiungere anche che Paolo Bertelli lo conosce bene e quindi sapeva dove andare a mettere le mani, riportando De Rossi ad essere un calciatore atleticamente a posto in una partita complicata. Devo dire che un pochettino mi ha deluso Nainggolan. Io sono contento. Anch'io ero molto contento. È partito benino, poi si è perso. Sì, però magari Conte si sarà reso conto che non è sto fenomeno, lo lasciasse tranquillo, dai. Sì. Che Nainggolan può stare tranquillamente. Prendesse un altro. Azzard, Courtois, lì c'è da scegliere, poi no? Può prendere Vizza, può prendere Fellaini. Mimmo, visto che hai fatto questo gancio, no, con la Roma, ripartiamo, sì, da qua. Da... Ma quello che vuoi dire, guarda. Ripartiamo. Tu mi chiedi e io replico. A tra poco, Mimmo, grazie. Ciao. Mimmo, siamo qua. Mimmo, è praticamente fatta per Mario Rui, però sul prestigioso questa mattina Stefano Carina dice che la trattativa è congelata in attesa di sapere che fine farà, che ne sarà di Lucas Digne. Sì, beh, insomma, il pezzo di Stefano si sviluppa proprio in questa maniera, spiegando che Sabatini, come fa sempre, insomma, si fissa degli obiettivi, il primo e il secondo, e intanto cerca di arrivare a Dama senza perdere di vista la situazione, nel senso che l'obiettivo della Roma è quello di poter confermare in qualche modo Digne, ma al tempo stesso si è cautelato, trovando l'accordo con Mario Rui, trovando l'accordo sia con il giocatore che con l'Empoli, ed è una cosa molto semplice visto gli ottimi rapporti che ci sono tra la Roma e la società toscana. E quello è un esempio di come si lavora pensando di migliorare sempre la squadra in riferimento alle possibilità che tu hai, insomma, no? Io non so quanto realmente poi non esista la possibilità di tenere insieme Mario Rui e Digne, intanto la Roma ha bloccato questo giocatore in attesa di poter verificare se ci sarà la possibilità di poter prendere anche Digne, insomma, che credo che abbia delle caratteristiche un pochino diverse rispetto a quelle di Mario Rui, ma sono due giocatori che, messi lì sulla fascia sinistra, dico, potrebbero darti un tipo di garanzia che nella passata stagione, sì, con Digne, ma l'alternativa a Digne no, tu raramente hai avuto in passato, quindi mi sembra una buona soluzione, sperando che poi, insomma, si migliori
la qualità, non parlo di nomi, Ubaldo, sì, ma ha detto bene, hai sottolineato caratteristiche diverse. Io vorrei sottolineare, ad esempio, Digne è uno che ha bisogno, allora come resistenza ci stiamo tutti e due, entrambi sono preparati, una magari anche un po' più cattivo mi sembra il portoghese, sì, al di là di questo, ad esempio Digne è uno secondo me ha bisogno di campo per sfruttare poi le sue caratteristiche. Manurio invece anche nel breve ha la capacità di puntare anche l'avversario negli ultimi 16 metri. Insomma, comunque se lo prendi poi non lo paghi poco, quindi vuol dire che comunque è un giocatore, indipendentemente da quelli che sono i prezzi in Italia, che ha una sua valenza, lo ripeto, al di là del valore del cartellino. Io ripeto, insomma, il mio concetto, il mio leitmotiv sarà sempre questo: prendere il giocatore e non il nome. E credo che la Roma abbia bisogno di giocatori e non di nomi, perché con i nomi altisonanti, più o meno altisonanti, negli ultimi 5 anni non ha vinto niente. E spero che si possano scegliere e prendere i calciatori che facciano al caso di Luciano Spalletti, che finalmente potrà sceglierne qualcuno, cosa che non ha potuto fare perché non c'era nella passata estate, cosa che non ha potuto fare fino in fondo anche durante il mercato di gennaio. E lo ripeto, la mia garanzia si chiama Luciano Spalletti, non vorrei caricarlo di troppe responsabilità, questo mi pare evidente, però quando tu hai un allenatore davvero bravo devi poter affidarti a lui con serenità e anche stando ad ascoltare quelli che possono essere i suoi consigli. Immagino che Mario Rui sia stato un calciatore che piace a Sabatini, ovviamente come sempre capita, ma soprattutto piace a Spalletti, che l'ha visto giocare anche quando era un pochino a spasso, essendo lui di casa a Empoli, e quindi avrà dato sicuramente il benestare per questa acquisizione, che non è definitiva, nel senso che, come stava dicendo prima Gabriele, è in attesa di, ma non significa che non potrebbe diventare definitiva, e quindi la situazione è questa al momento. Può essere anche una strategia, Mimo? Anche una strategia, certo, per poter far sapere agli altri che tu non hai la necessità, che non sei scannato, che devi prendere per forza quello e te lo fanno pagare quello che vogliono loro, perché comunque tu ti sei cautelato. E questo, dicevo prima, il merito, no? Che va riconosciuto a un direttore sportivo, che magari in qualità proprio di direttore sportivo, l'abbiamo detto mille volte, non sarà il numero uno al mondo, ma sul piano del mercato parlo come operatività, non parlo come riuscita, come brillantezza di acquisizioni, è sicuramente uno tra i più bravi, no? Che sa come muoversi, sa come si deve fare. A tra poco, Mimmo, ripartiamo da qui, perché c'è una domanda di un ascoltatore che poi voglio girarti. Janic? No, no, Immobile. Ah, Immobile, ok. Mimmo, eccolo, ti giro la domanda di Flavio. No, non di Flavio, di... No, 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 ti salutiamo, salutiamo, che è sempre all'ascolto, Flavio. Marcello Loreti ci scrive: Mimmo, Immobile te lo prenderesti? E a Spalletti sarebbe utile per il suo gioco? Guarda, lo scorso anno, voi ricorderete, prima che la Roma ufficializzasse Diego, sì, per alcuni giorni tenne banco sui giornali il nome di Immobile, ok? Che venne accostato molto alla Roma. Poi qualcuno se lo ricorderà, si venne a sapere che era una polpettina avvelenata, uno specchietto per l'alloro. Sì. Perché si fanno anche queste cose, no? Nel senso che un operatore di mercato bravo cerca di gettare delle cortine fumogene sul nome vero, lo nasconde e magari sta trattando un altro. Quindi non so quanto realmente Immobile sia un calciatore che piaccia a Sabatini, però stiamo parlando di Sabatini. Lo scorso anno, quando si raccontavano queste cose, Luciano Spalletti non c'era. Io non so quanto possa piacere o meno Spalletti a Immobile. Ti devo dire che, per quelle che sono le informazioni che abbiamo al giornale, Immobile è un giocatore che piace moltissimo alla Lazio. E non mi meraviglierei se la Lazio tentasse veramente di tutto per portarlo nella capitale, anche se poi dovrà prima capire chi sarà il suo allenatore, quindi quello mi sembra un punto ancora molto importante da decifrare. Però lo dicevamo prima, lo stava dicendo Ubaldo, no? Un calciatore con determinate caratteristiche, non so, forse lo sa meglio Ubaldo, che è nettamente più bravo di me sotto l'aspetto tecnico-tattico, per capire se un uomo come lui possa andare bene con Spalletti. No. Tu che dici? No, io prenderei Zaz. Prenderesti Zaz, sì. Che è più ignorante, diciamo, tra virgolette. Sì, c'è anche se c'è il rischio che di giocare sempre in 10. Ecco, sì, abbastanza. Però insomma,
con squadre con squadre più chiuse meglio Zaza, con campo aperto sì, Ciro Immobile si è visto ieri, poi nella scelta l'abbiamo detto, l'avevi prima, spiegato esattamente prima al momento della scelta, esatto. Quello è il discorso, e te la volevo fare ieri, Mimmo, poi era in chiusura. Secondo te è meglio orientarsi per quello che è possibile, poi no? Però è meglio orientarsi su la scelta del giocatore, no? Ad esempio la linea difensiva, giocatori non italiani che giocano, che stanno giocando nel nostro campionato per un adattamento, oppure sei costretto, insomma, a guardarti altrove, non c'è nessun tipo di problema. Mm-hmm. Ti dico una cosa, ieri quando dico nostro, capite, mi osservato, c'era anche Witzel, no. Manco ti ho fatta la domanda, già sei partito con la risposta. Ma non gli piace. Non gli piace perché? Ma non gli piace. Ma stiamo parlando di Luciano Spalletti, eh? Sì. Non gli piace perché? Spiegalo alla gente, non fare l'egoista. L'abbiamo detto prima. Scusa, prima io non c'ero, però. Ho capito, devo ripetere sempre le cose. Sì, quando c'è sto io, sì. Perché mi devi insegnare, capito? Oh. Io ho bisogno della tua scienza. No, è così, gioca il gioco in linea. No, a lui piace i giocatori che si buttano dentro. Quindi gli piace Nainggolan. Nainggolan. Ma tu sei contento? Ieri Nainggolan non l'ha presa quasi mai, praticamente? Ma la domanda è questa. Perché devo essere contento? No, così. Per l'Italia? Scusa Mimmo, se giudichi da ieri, Fellaini è una pippa che non si può guardare. Witzel è una lira. O Lukaku, una cosa, Lukaku un broccone. Sì, però chi ti ha ricordato? Riga no? Sì, che io conosco, Dio perdona, Riga no. Io credimi, Mimmo, quello su cui metterei la mano sul fuoco, l'ho visto giocare troppe volte anche dal vivo. Io me lo ricordavo ragazzino nell'Anderlecht. Per me, come no? Lukaku è fortissimo. E poi è 93 Lukaku, sì, 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 22 sì, anni. Sì, perché poi è entrato Origi a 95. Sì, Origi che c'ha la capigliatura nella Nainggolan, forse è quello che. Comunque no, ma qui Mimmo concludo dicendo sulla prestazione del Belgio, poi passiamo a quello che giocano di squadra, Ubaldo. No, che le prossime partite le vince un po' per conto loro. Le prossime partite le vincerà tutte 3-0. Dici? 3-1, te lo dico. Perché hanno imparato come se ma perché è difficile trovare un'altra difesa, un'organizzazione come ha messo in campo l'Italia. Come Mimmo, l'Italia ha fatto catenaccio? No, quale catenaccio? No, sciolismo si chiama. È sciolismo, all'Italia questo sciolismo. Senti, comincia Mimmo a parlare del conteismo, perché bravo, non è la cosa. O l'antonismo. Mimmo, saranno più complicate tatticamente, ovviamente la cifra tecnica è diversa, le partite con la Svezia e con l'Irlanda, perché. Ma insomma. Cioè io ho visto saranno giocare la Svezia, mi sembra. Svezia è una roba imbarazzante. Una squadra ridicola con un calciatore che ormai a determinati livelli riesce a dire poco, cioè fino a che giochi nella Liga sei il padrone, ha vinto tutte le prepotenza, però andiamo a vedere anche che tipo di campionato è, poi magari ti misuri un pochino a livello più alto, Ibrahim ci mi è sembrato molto molto indietro, ma questo è un europeo che onestamente ci ha fatto vedere poco, molto poco, cioè noi ci siamo stropicciati gli occhi ad esempio per una giocata di Iniesta fantastica. Ma quelle sono cose che Iniesta fa 40 volte a partita col Barcellona, solo che all'europeo si è visto poco e niente, non sono mancati i grandi giocatori, i grandi protagonisti, ecco perché l'Italia in un contesto simile ha dato la dimostrazione di essere una squadra, magari senza grandi calciatori, senza grandi protagonisti, senza grandi numeri a colori. Però in europeo è Ubaldo, mi sembra un po' muscio sotto questo aspetto. Stiamo ancora all'inizio, però Mimmo, dai. Mimmo. Sì, però sempre europeo è, pure se all'inizio. Mimmo. Tu dici che il peggio può sempre migliorare, diciamo, ok. Possiamo andare sempre peggio. Senti Mimmo, una cosa al volo. Quello il destro di Tavecchio? Altre domande? Guarda che c'è quel filmato, ragazzi, che è una roba. Ma altre domande? Questo è il presidente. Mettila dentro. Niente. Manco da lì. Vecchio Edin. Edin è Maradona rispetto. Secondo me a questo simpatico cicciottello. Ha ricordato il vecchio Edin. A me mi ha ricordato un po', tu ricordi come si chiamava qua la pubblicità, mannaggia, tanti e tanti anni fa. Qual era? Quello di quel negozio di abbigliamento. Oddio. Ma chi se lo ricorda lo scrivesse immediatamente su Facebook. Qual era la battuta dello slogan? Ma no, ma non mi ricordavo lui fisicamente, mannaggia, non mi ricordo il nome. Ah, c'è uno così un po' appesantito, diciamo, un po' cagnotto.
Tracagnotto, Tania Tracagnotto. Tracagnotto e De Biasi, sì. Mimmo! Di campo, aspetta, aspetta, stai per dirmi. Fatte conto! Che comincia PF. Fatte conto, sì, fatte conto. Fatte conto, ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao, ciao Mimmo! Ciao Mimmo, grazie. Ciao, ciao. Ciao Mimmo. Baldon. Ciao Mimmo. La.